Salve ragazzi, sono la rappresentante istituto del De Filippis Consuelo e stamattina dopo il crollo che c'è stato ieri mattina alle 11.45 circa, un crollo di un pannello all'interno del bagno delle ragazze che si è praticamente disintegrato a causa comunque dell'umidità e dell'acqua che penetra attraverso le tubature in tutti i bagni, in tutte le condutture dell'istituto, per fortuna nessuna ragazza si è ferita quando il pannello è caduto a terra, però ricordiamo a tutti che purtroppo il nostro tetto è composto semplicemente di cartongesso, quindi fondamentalmente dire il tetto o dire i pannelli è praticamente la stessa cosa, quindi non è che ci stiamo lamentando del soverchio, insomma. Quindi per fortuna non è successo niente a nessuna ragazza e quindi ieri mattina sono stati chiusi sia il bagno superiore, che comunque è adiacente al bagno inferiore, da cui ovviamente le tubature continuano a scorrere, e anche addirittura il bagno dei professori. Quindi ci siamo ritrovati 600 ragazzi a dover utilizzare praticamente due bagni delle ragazze, e quindi è stato un grave problema per tutti quanti, anche perché gli spostamenti in una scuola grande non sono molto semplici. Quindi in seguito a quello che è accaduto ieri, e soprattutto ricordando agli insegnanti e alla dirigenza che noi avevamo già annunciato il crollo di queste praticamente pannelli, che avevamo già intravisto ovviamente fatiscenti come tutto il resto della struttura, eravamo andati a Salerno a fare un flash mob di sabato, noi in una giornata scolastica, invitando anche la dirigenza che non è stata presente insieme a noi, avevamo annunciato appunto la caduta imminente del tetto della nostra scuola, e di fatti dopo 2 settimane è accaduto, e dopo occupazioni che sono state fatte, manifestazioni e altri flash mob, siamo stati di nuovo stamattina qui a fare un sit-in ad aspettare la provincia, che pare sia venuta a fare l'ennesimo sopralluogo, e ci speriamo tutti quanti che possa riuscire a fare qualcosa, anche perché questa lotta dura veramente da tantissimo tempo e noi sappiamo di non volerci fermare fino a quando le situazioni non si siano risolte.